Pronti? Siamo in onda. Bene, buonasera a tutti. Devo dire, noi stiamo riuscendo, nonostante tutto quello che sta accadendo, a mantenere il nostro impegno e a continuare tutta la nostra programmazione. Lo facciamo da remoto, ma lo facciamo. Con tenacia, con insistenza, non molliamo di una virgola rispetto a quello che riteniamo che sia il nostro dovere, garantire la possibilità della circolazione di un pensiero critico. E questo, stiamo continuando questo percorso con il Centro di Ricerca sull'Europa del San Raffaele. Io ringrazio tantissimo Francesca che ha costruito questo percorso e ringrazio ovviamente Roberto Mordacci, preside della facoltà, che questa volta è qui con noi. Quindi, francamente lo saluto e lo ringrazio per questo. Questo quarto incontro, diciamo, sarà su una questione che noi affrontiamo raramente, però di enorme rilevanza per tante ragioni. È la questione della politica europea di sicurezza e di difesa. Con noi andiamo a parlare un autorevole studioso della materia, il professor Alessandro Politi. Adesso francamente sono anche molto interessato e curioso di ascoltare la sua lezione, ma procediamo passo passo, la parola al preside, a Roberto Mordacci, per come dire, avviare la conversazione. Prego. Grazie Ferruccio, sì è vero, costa diciamo la volontà e l'impegno essere qui e mantenere un programma, ma lo facciamo non solo per passione, ma perché, e non solo per dovere, ma appunto anche per passione, cioè veramente queste cose ci interessano, e quindi quando abbiamo l'occasione di ascoltare uno come Alessandro Politi, che saluto e ringrazio per essere qui, è un amico di lunga data, non, è un'occasione da non perdere, che sia in presenza o a distanza la cosa non cambia. Anzi, su questo io vorrei proprio alzare una palla per Alessandro. Il tema di questa sera, che appunto io seguo con grande attenzione in questi mesi, ho seguito anche gli incontri precedenti, ma stavo un po' diciamo in disparte, ma sapevo di avere almeno alcune cose da chiedere ad Alessandro oggi, e la dico ancora prima che lui cominci a parlare. Cioè, il tema della sicurezza oggi come questione europea, dopo i fatti che stiamo vedendo in Italia, per le strade, nelle piazze, e il fatto che ci sia una diffusa insicurezza percepita nella popolazione e quindi problemi di ordine pubblico che si collegano a timori anche relativi alla difesa, allo spazio europeo, eccetera, è o non è rilevante per la politica europea di sicurezza? Cioè, in che modo, io mi sono chiesto, in Italia abbiamo situazioni che rischiano di sfuggire di mano sull'ordine pubblico, per la disperazione di questi mesi, i provvedimenti restrittivi che hanno buone ragioni dalla loro, ma che inevitabilmente hanno anche dei limiti, dunque le persone si sono indispettite e qualcuno cerca di approfittarne. Allora, intanto, se qualcuno cerca di approfittarne, c'è un problema di sicurezza e ordine pubblico che va al di là del fatto di contenere una protesta. C'è qualcuno che invece ci lavora con quella protesta e vorrebbe ottenerne dei vantaggi, vorrebbe usare la protesta per fare altre cose, creare disordine, creare insicurezza molto più generale. Allora, l'Italia chiaramente affronta queste cose con i propri strumenti e con la propria capacità, ma c'è un modo, appunto esiste, è un tema che si può portare a livello europeo? Un tema di sicurezza come risposta all'insicurezza, e non soltanto un tema di sicurezza verso l'esterno, ma un tema di sicurezza interno. Questa è una domanda che mi sono fatto in questi giorni e che giro subito a te, Alessandro. Però prima di cominciare, appunto, prima di darti la parola, cedo la moderazione a Francesca, che non smetterò mai di ringraziare per aver organizzato questo ciclo, che sta andando molto bene anche in termini di frequenze, oltre che in termini di ospiti e di presenze, e quindi sono molto felice, il nostro centro è molto ben rappresentato dal lavoro di Francesca. Tra l'altro, la prossima incontro sarà un incontro pubblico, appunto, anche con una personalità politica, dunque diciamo, chiudiamo un po' il cerchio, no? Quindi, insomma, Francesca, grazie a te e ti affido la moderazione dell'incontro. Grazie Roberto. Io presento soltanto brevemente il nostro ospite di stasera, che è il professor Alessandro Politi, direttore del NATO Defense College Foundation, nonché ovviamente esperto di difesa, ma anche di geopolitica, di geoeconomia, di intelligence. E che stasera affronterà appunto un tema fondamentale, come già stato detto sia da Ferruccio sia da Roberto, che in qualche modo ci consente di portare avanti
il discorso che abbiamo fatto già negli incontri precedenti sulle sfide che l'Europa, l'Unione sta attraversando in questo periodo. E la cosa interessante che peraltro invito un po' tutti gli spettatori, gli ascoltatori, su cui invito gli spettatori a riflettere, sono un po' i punti di congiunzione che stanno già emergendo, perché nel momento in cui individuiamo delle criticità, degli aspetti problematici che l'Unione Europea sta affrontando al momento, notiamo anche che vi sono diversi punti in comune, tra cui l'uso strumentale di un certo tipo di retorica anti-europeista che danneggia l'Europa, danneggia un po' la coesione e anche la creazione un po' di un'identità, di un senso di appartenenza alla comunità, che seguono un po' tutte quante lo stesso tipo di percorso. Io lascio subito la parola al professor Politi, che ringrazio tantissimo di essere qua. Peccato che non abbiamo potuto realizzare l'incontro in presenza, ma spero che ci saranno presto altre occasioni. E poi, insomma, discuteremo poi al termine della sua lezione. Grazie. Grazie. Molto bene, allora innanzitutto vi ringrazio per questo invito che è molto gradito e poi una buona occasione per affrontare dei temi normalmente fuori dai riflettori mediatici e non certo perché non abbiano poi un impatto sulla vita di tutti. Rispondo subito alla domanda di Roberto. Sì, e non è come dire qualcosa di particolarmente strano, innanzitutto perché si è capito molto presto che la distinzione rigida tra interno e esterno è labile. È stata introdotta, devo dire, per fortuna dalla globalizzazione. Ma la gestione di questa globalizzazione forse è arrivata al termine così come è fatta questa globalizzazione. Quindi ovviamente c'è una distinzione che è tanto, diciamo, legale, costituzionale, funzionale, ma il fatto che l'Europa non avesse una politica sanitaria comune, beh, questo è, come dire, un problema. E dal punto di vista stretto della sicurezza, devo dire che la fondazione del Collegio di Difesa della NATO questo tema lo ha affrontato molto per tempo, già lavorando in ambito specialistico su un concetto di relazione tra sicurezza e salute, non salute e sicurezza, quindi non vogliamo mettere, diciamo, inglobare nell'ambito della sicurezza la salute come una sorta di sicurezza che si espande dovunque. No, vogliamo semplicemente capire quali sono i rapporti corretti tra la sicurezza in senso stretto e le questioni di salute. E per dirlo in modo molto semplice, tutto quello che ha bisogno di strumenti civili può essere gestito tranquillamente a livello civile, quindi la sicurezza in senso stretto non c'è. Tutto quello che può richiedere la cooperazione degli strumenti di forza di uno Stato, a cominciare dalle polizie, beh, questo è un altro paio di maniche, ma che ha dei limiti e dei confini dove la collaborazione c'è precisamente perché ci sono dei limiti e dei confini. Questo vale sia a livello interno di uno Stato, che è una questione costituzionale oltre che legale, ma vale tanto più all'interno degli spazi comuni europei. Quindi le passerelle tra questi tipi di problemi ci sono, ma spesso non sono sufficientemente definite. Ricordo che con Nomisma, ormai tempi piuttosto lontani, nel 2006, se ricordo bene, partecipammo alla prima ricerca classificata dell'Unione Europea sul bioterrorismo e tutte le carenze che abbiamo riscontrato oggi in Europa, togliendo l'atto terroristico che è piuttosto improbabile, sono venute fuori. Anzi, noi ragionavamo su agenti molto più virulenti del coronavirus, ma sapevamo che ogni paese aveva una dotazione di letti, diciamo, da isolamento per agenti virali forti, molto limitata.
sapevamo che i laboratori abilitati a trattare sostanze biologiche altamente infettive, quindi i famosi BSL 3, 4, ma soprattutto i 4, erano pochissimi, perfino in Cina, dove ce n'è uno quando se ne volevano 7. La cosa terrificante è scoprire che oggi non c'è uno standard militare per questi laboratori. Ce ne sono due civili, e come del resto è interessante notare che l'Organizzazione per il Controllo delle Armi Biologiche ha un'unità di supporto di 3 persone. Cioè, rispetto alle armi chimiche, rispetto al nucleare, il biologico è molto poco controllato. Quindi che ci siano possibilità di incidenti o cose poco trasparenti, questo è una possibilità concreta, proprio perché anche gli strumenti multilaterali sono fragili e deboli. Quindi sì, questo è possibile. È chiaro che quando si parla del caso italiano, l'Italia è perfettamente attrezzata, al netto delle connivenze politiche, per affrontare infiltrazioni mafiose. Noi da questo punto di vista purtroppo siamo all'avanguardia, però ecco, ci trasciniamo un problema di crimine organizzato che pesa moltissimo sul nostro PIL. Ecco, questo per dare una risposta rapida. Quindi a livello europeo questo si può fare, ma come vedremo sul percorso piuttosto tormentato della difesa europea, questo richiede molto tempo e soprattutto richiede poi una volontà politica che sembra veramente un'araba fenice in alcuni casi, che manca, e che manca non solo ormai in Europa ma anche in altri posti. Quindi c'è un problema concreto. Quanto al discorso anti-europeo, se prima era l'appannaggio di competitori, parlo della difesa, no? Quindi la classica contrapposizione NATO contro UE, ma era una roba abbastanza tra burocrazia e accademica, a parte gli interessi politici. Oggi il discorso anti-europeo purtroppo si è allargato al discorso antimultilaterale. E il discorso antimultilaterale ha una ragione concreta. La globalizzazione multilaterale, così com'è, ha portato all'impoverimento non solo del lontano terzo mondo, ma anche di consistenti fasce nel primo mondo, e questo è un problema politico che va affrontato. Però poi c'è una genericità spacciata per il ritorno della geopolitica, che non è altro che il ritorno di nazionalismi. Allora, il patriottismo è una cosa, il patriottismo rispetta le altre patrie. Garibaldi è un esempio eccellente di questo. Garibaldi, che viene ostacolato dai francesi quando vuole prendere Roma, appena i francesi vengono attaccati dai prussiani, corre a difenderli con un corpo volontario. Quindi non è il Garibaldi strumentalizzato dal PC nell'immediato dopoguerra, è il Garibaldi reale. Cioè è lo stesso Garibaldi che fa specchio alla giovane Europa di Mazzini. Il nazionalismo invece no, disprezza le altre patrie. Questa è la differenza fondamentale, e quando vedo dei libri che inneggiano di nuovo alle virtù del nazionalismo, io mi preoccupo moltissimo, perché sono nato in Germania, cresciuto da madre tedesca e padre italiano, e quindi da due paesi che il nazionalismo lo hanno conosciuto benissimo, soprattutto nella loro manifestazione fascista. Anche lo stalinismo ha una base nazionalista fortissima, quindi questo è un problema, diciamo, che complica soprattutto a livello mediatico la comprensione di certi fenomeni. Direi che dopo queste due rapidissime risposte preliminari passo un attimo alle diapositive che ho portato, così possiamo un attimo strutturare meglio la conversazione. Allora, questo è il titolo, e anche l'immagine ovviamente ha un senso, perché no, spesso si è visto il tentativo di rivoluzionare la difesa europea, ma in realtà è un'evoluzione soprattutto. La difesa europea ha delle realtà che non sono spesso esaltanti, ma soprattutto molti miti. Passiamo alla prossima slide.
Questo è rapidissimamente un pezzo del mio curriculum, ma insomma, se volete avere le slide, credo che non sia difficile, come dire, metterle online. Ancora avanti. Io mi sono laureato in storia militare a Pisa come normalista, ma ero partito come latinista. E mi sono occupato di difesa europea perché ho lavorato per 3 anni all'Istituto di Studi per la Sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale, che era prima una sorta di fossile vivente delle organizzazioni internazionali, che adesso è morto, con buona pace di tutti. Mi sono occupato tanto di questioni accademiche quanto di questioni molto pratiche, perché poi ho avuto modo di lavorare con una serie di decisori. Andiamo ancora avanti. Penso che ormai abbiamo finito con il CV. Ecco, vorrei farvi vedere quello che io chiamerei il ciclo dei 510 anni. La difesa europea comincia in realtà molto presto. Ecco, questi sono i dati essenziali. Perché dico difesa europea? Perché normalmente noi partiamo dalla difesa europea nel secondo dopoguerra, ma in realtà l'Europa domina il mondo per un paio, almeno 200 anni, 300 anni buoni, pur essendo divisa e guerreggiando al suo interno. È un paradosso quello che vi propongo, ma è un paradosso che vi fa vedere perché la difesa europea oggi è così e non in un altro modo. Allora, nel 1482 i portoghesi fondano una prima grande piazzaforte coloniale in Guinea per proteggere le loro miniere. 1492, va bene, è come dire la scoperta delle Americhe, non c'era bisogno di imbrattare la statua di Colombo per capire che sì, è comunque l'era della grande colonizzazione europea. Questa colonizzazione, come dire, vecchio stile, che poi uno può distinguere tra egemonismo, imperialismo e così via, finisce, scusate il refuso, nel 1956, non 55, 56, con la crisi di Suez. Cioè i due vecchi imperi coloniali, la Francia e il Regno Unito, la Gran Bretagna, appoggiati da Israele in una guerra di aggressione, tentano di convincere il dittatore egiziano Nasser a non nazionalizzare il canale. L'operazione fallisce, e fallisce per la pressione congiunta aperta dell'Unione Sovietica e sotterranea degli Stati Uniti, che dicono che no, questa roba non funziona più. E i due paesi si devono ritirare con grande scorno e decidono in qualche modo di dotarsi sempre di più di un'arma nucleare per dimostrare una certa loro sovranità, limitatissima in realtà, se andiamo a guardare i dettagli dei loro deterrenti, però insomma meglio che niente. Finisce quindi il colonialismo classico, quello di conquista, quello con gli eserciti proprio pienamente in bella vista, e comincia il neocolonialismo, che naturalmente è un mix di strumenti, quindi dipendenza economica, legami, corruzione, colpi di Stato. Insomma, tutto il classico che abbiamo visto durante gli anni 60, che sono stati anche gli anni della grande decolonizzazione classica, ma in realtà l'avvento di forme neocoloniali. Questo neocolonialismo finisce o comincia a finire quando finalmente, e questo è soprattutto parlo dell'Africa, gli africani conquistano a caro prezzo il diritto di farsi le guerre da soli. Cioè, c'è una cosa che sfugge, diciamo, nella percezione comune, no, dell'Africa, questo continente caotico di bambini affamati, di gente che fa delle atrocità, di guerre che non si capisce perché succedono e continuano. Ma c'è una cosa fondamentale, è che finalmente con la fine della guerra fredda, mentre prima gli africani venivano finanziati dalle due superpotenze o dai loro alleati per fare le loro guerre infinite, vedasi per esempio Sudafrica contro Angola, le guerre all'interno dell'Angola o del Mozambico, tanto per dare degli esempi, ma anche l'invasione per esempio del Chad da parte di Gheddafi,
adesso finalmente si possono pagare da soli le guerre. Con i Blood Diamonds? Sì, con i diamanti insanguinati. Chi se ne importa? Se le pagano loro, e quindi queste guerre finiscono relativamente prima perché le risorse sono più limitate. Questo non è sempre vero, come voi sapete, nel Congo, dove ancora una volta c'è una privatizzazione e una criminalizzazione delle risorse, ma qui c'è naturalmente un gioco di interessi e anche di interferenze esterne molto evidente. Nel 2020 finalmente c'è il colpo di Stato autonomo in Mali. Chi conosce, diciamo, la France-Afrique, espressione insomma assolutamente neocoloniale nata dopo De Gaulle, no? Questo legame intimo tra l'Africa subsahariana e la Francia, il vecchio impero coloniale che viene gestito in altri modi, e sa che i colpi di Stato non si fanno senza l'avallo di Parigi. Anzi, possono venire sventati dalla presenza di truppe francesi o facilitati dall'inerzia di truppe francesi. Nel Mali questo non è successo. Anzi, a momenti i francesi sono stati colti di sorpresa da questo colpo di Stato. E lo stesso succede in America Latina, dove c'è stata l'ondata rosa ben prima, quindi la fine delle dittature, ma spesso la fine delle dittature non ha ceduto il passo a una liberazione di questi stati, ma a una gestione più sofisticata del neocolonialismo. La Costituzione di Pinochet è un caso classico, quindi forse possiamo parlare dell'avvento di un'era postcoloniale. So benissimo che postcoloniale in realtà è, come dire, un termine accademico che si usa per dire, no, lo studio di tutto quello che è successo nella colonizzazione. Io qui lo uso tra virgolette per dire che forse si sta superando anche la fase neocoloniale. Prossima slide. Eccola qui. Qui avete un'idea, no, geopolitica di un po' di imperi, no, attorno al 5 e all'Ottocento. E come vedete le realtà prima della colonizzazione erano piuttosto variegate. Parliamo proprio delle grandi entità. E già parliamo di come la Spagna, che è la prima potenza globalizzante del mondo, ce ne sono state solo tre a fare la globalizzazione davvero: la Spagna, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, tutte e tre potenze navali, quindi con buona pace di chi parlava del controllo del Heartland, del cuore del continente eurasiatico. No, il mondo si controlla controllando i mari. Chi non ha i mari fa delle grandi cose, ma, come dire, più avanti non va. Andiamo avanti. Ecco, qui vediamo il mondo ancora alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quindi, come vi ho detto, 5 o 6 potenze europee molto divise che controllano quasi tutto il resto del mondo. I due casi proprio eclatanti di come ci si possa espandere quasi all'infinito sono chiaramente gli Stati Uniti e la Russia. La Russia ha avuto un'espansione enorme, non ha avuto bisogno di fare genocidi così eclatanti come nelle popolazioni native del nord delle Americhe, ma insomma è stata chiaramente un'operazione di colonizzazione sistematica. Andiamo ancora avanti. Ecco qui il mondo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in realtà già la prima dà un colpo letale, come dire, ai vecchi imperi, perché non ce la fanno più, non hanno più le risorse, ma passando ancora a successiva slide, ecco, nel 60 la difesa europea, che prima era la proiezione di potenza nel mondo, non c'è più. Restano rimasugli di colonia. Questo è, e se noi andiamo ancora avanti, prossima slide, vediamo la frantumazione dello stato erede della Russia zarista come impero multinazionale, che ancora conserva una fetta consistente, diciamo, di Russia, ma che si perde altri pezzi importanti. Quindi
l'Europa ha conosciuto un, diciamo, 300-400 anni a scelta di dominio sul mondo, e poi le questioni di difesa dell'Europa erano difesa tra stati europei, perché questi stati cercavano l'egemonia, come noi sappiamo, diciamo, dalla costituzione degli stati protonazionali, quindi Inghilterra, Spagna, Francia, questi sono quelli più antichi, diciamo Portogallo se vogliamo, beh, questi stati hanno cercato e si sono consumati in lunghe guerre di egemonia che poi sono arrivate, sono precipitate nella Prima Guerra Mondiale. Però, nonostante questo, hanno continuato a dominare larga parte del mondo. Questo, diciamo, e finisce, no, nel 60 in modo evidente, eclatante, ed è ancora più evidente quando si spacca l'Unione Sovietica. Andiamo ancora avanti. Questa è giusto una carta per farvi così un po' sorridere. Pensate a Boris Johnson, che è un Tory. La semplificazione delle carte del mondo danno subito un'idea di come uno possa non capire dove vada veramente il mondo. Insomma, purtroppo spesso queste persone arrivano al potere e quindi noi siamo esposti alle loro semplificazioni sulla nostra pelle e sulla pelle dei loro concittadini. Andiamo un attimo avanti. Ecco, c'è un'espressione classica tra gli specialisti che è la nebbia da guerra. Magari la guerra avesse la sua nebbia e la nebbia stesse solo là. Il nostro problema è la nebbia da attualità. Il bombardamento di informazioni non è mai casuale, è frutto di un ecosistema. Noi italiani lo sappiamo benissimo. E quindi uno ha una marea di informazioni che peraltro non servono a un fico secco. È possibile distinguere tra fattoidi e fatti, tra novelle, le news, e cose importanti, però bisogna lavorarci su. Un primo filtro doveva essere rappresentato dai media, insomma, in molti casi questo filtro è saltato, e tra il 2002 e il 2003, quando si è fatta la prima grande fake news, quella sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, sono saltate un bel po' di testate prestigiose che poi hanno dovuto lavorare molto per riconquistare una credibilità. Cito il Guardian, che oggi è un esempio di giornalismo molto serio, ma diciamo oggi lavoriamo ancora all'ombra della prima vera fake news. Poi sono arrivati i russi, i poverelli, che hanno cominciato a copiare e a sistematizzare la faccenda. Andiamo avanti. Allora, noi dobbiamo capire perché la guerra di Europa, diciamo la difesa europea, ha delle radici antichissime. E la storia non sarà magistra vitae, ma sicuramente dice perché siamo qui e da dove veniamo, se lavoriamo su questa continua revisione che è la storia, perché chiaramente la storia che io imparavo sui miei sussidiari non è quella che oggi riesco a vedere insieme ad altri in modo diverso. La prima vera guerra distruttiva, senza armi avanzate, è stata la guerra dei 30 anni. Ed è stata una guerra con buona pace dello scontro di civiltà dentro una civiltà. Ma tutte le grandi guerre sono dentro delle civiltà. Guarda caso quella occidentale. Questo è il dramma, no, di che cosa ci siamo, come dire, raccontati con la faccenda poi delle operazioni, diciamo, di terrorismo, di antiterrorismo infinito. Balle. Certo che ci sono state guerre tra religioni diverse, non c'è dubbio. Ma le guerre più serie sono, guarda caso, dentro gli stessi sistemi religiosi o comunque ideologico, mentali, culturali. Questa è la prima guerra dei 30 anni. Andiamo ancora avanti. E le due guerre mondiali sono l'altra guerra dei 30 anni, con un piccolo intermezzo di pace, ma insomma. Sono queste cose, mentre la prima ha strutturato l'Europa intorno allo Stato assoluto, virgola per fortuna, quindi quando io sento parlare di post-westfaliano capisco, perché è una, come dire, una riflessione che anche parte da dati realtà, ma non sono molto felice.
perché per esempio uno stato pre-vestfaliano e post-vestfaliano è esattamente il Libano, che non è mai uscito dallo schema delle interferenze straniere religiose nella sicurezza di uno stato. E cuius regio, eius religio, viva Dio. È autoritario, assolutamente vero, ma chiude una lunghissima stagione di interferenze che peraltro è quella che lamentava Dante nel 300. I bianchi, i neri, i guelfi e i ghibellini, metteteli in Siria, lo schema funziona perfettamente. Come dire, il progresso non è inarrestabile, andiamo ancora avanti. Le guerre dei trent'anni continuano, ma continuano su un altro livello. Continuano sul livello delle guerre finanziarie, che sono largamente non riferite ai cittadini. Noi non abbiamo capito che la finanziarizzazione, che ci ha portato a questa grande crisi già visibile nel 2006, ma che noi come un virus abbiamo conclamato solo nel 2008, questa finanziarizzazione è probabilmente, non solo non è finita quella crisi, ma rischia di portarci, insieme alle cause dirette e indirette della pandemia, a una depressione globale. Cioè, se noi avremo un'altra recessione, possiamo solo essere felici. Ma devo dire, la memoria del 1929 è stata largamente rimossa. Andatevi a vedere la voce di Wikipedia sulla Grande Depressione, voi scoprite una descrizione completamente asettica che non vi fa capire qual è stato il disastro di questa roba qua, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Certamente chi ha memorie di Weimar, e io queste le ho, mia madre era del 19, sa che uno usciva con la paga dalla banca e la doveva spendere immediatamente nel mercato, i mazzi di banconote che non valevano niente, perché questa era la depressione. Andiamo ancora avanti, prossima. Andiamo alla guerra fredda, perché la guerra fredda è la guerra dell'altro ieri. Io da giovane ho studiato tantissimo la Seconda Guerra Mondiale, nel 60, 25 anni sono l'altro ieri di una guerra. Quindi non vi stupite che nei Balcani ancora ci siano problemi, è normale. Metabolizzare una guerra, per di più una guerra civile, richiede tempo. Al di là, come dire, della capacità delle elite politiche, che naturalmente se sono, come dire, rapaci, cialtroni, incompetenti e corrotte, complicano la vita. Andiamo ancora avanti. Ecco, la guerra fredda sì, sarà finita nel settembre del 1989, ma segna ancora profondamente il continente. Devo dire che la nostalgia è così forte che ancora oggi qualcuno spera ci sia un G2. L'ami Russia, il G2 con la Cina, sono pie illusioni. Andiamo ancora avanti. Ecco, bisogna ricordare cos'era l'Europa. Perché chiaramente quando si finisce una guerra è normale il processo di rimozione. Nessuno vuole ricordare davvero una guerra, tanto per cominciare i protagonisti. Ma questa era la guerra fredda. La guerra fredda era per noi italiani una cosa che varcavi il confine, avevi un paese che era, sapevi che non era filo russo, ma era comunque titino. Sapevi che oltre l'Adriatico, a Lecce si vedeva l'Albania, nelle belle giornate, ma era peggio della Corea del Nord, non ce ne importava un fico secco di quello che accadeva. E accadevano cose orrende, cose paradossali. La guerra fredda è stata questa tensione che ha tagliato letteralmente l'Europa. Andiamo avanti, e il mondo, aggiungo. Vorrei aggiungere che la guerra fredda è un modo di chiamare errato quello che in realtà è la terza guerra mondiale. La guerra fredda è fredda solo per noi del nord, protetti e, come dire, maledetti se vogliamo, dalla minaccia della deterrenza nucleare con una mutua distruzione assicurata nella sua forma più elaborata.
Però in realtà la guerra fredda è una terza guerra mondiale e tutti quelli al di fuori di questa bolla ambigua e minacciosa non hanno vissuto una vera guerra. Chiedetelo ai palestinesi, agli israeliani, ai congolesi, ai vietnamiti, ai sudamericani, la lista è lunghissima, agli yemeniti, che di guerra se ne sono fatte 3 o 4 tutte dimenticate. Quindi sì, insomma, questo aggeggio che vogliamo dimenticare e che spesso paradossalmente viene più ricordata la prima guerra mondiale o la seconda che non la terza, no? È interessante. Andiamo avanti. Ecco, nella prima guerra mondiale questi erano gli schieramenti. Quindi le democrazie, si fa per dire, perché la Russia era un'autocrazia, contro gli imperi multinazionali e alcuni stati che, insomma, sono stati occupati e poi sono stati liberati. Certamente la prima guerra mondiale, no, porta il crollo degli imperi multinazionali, impero austro-ungarico, impero ottomano, impero zarista. Avanti. Ecco, è l'ultima guerra dove l'Europa è il fronte preponderante. Il resto è tutta, come dire, minutaglia. E ancora una volta è una lotta per la supremazia in Europa per decidere quella mondiale. Scordatevi Sarajevo. Sarajevo non ha provocato la prima guerra mondiale. Quello è un detonatore, ma l'esplosivo erano la Germania e la Gran Bretagna, che erano in rotta di collisione. Chiaramente i veri perdenti sono le monarchie. La manovra per linee interne, gli imperi centrali erano al centro, è stata schiacciata da che cosa? Dal logoramento industriale. E qui l'influsso degli Stati Uniti, poco visibile, è stato fondamentale. Perché gli Stati Uniti erano già nel 1900 la nazione più ricca del mondo. Perché Wilson fa i 14 punti? Se uno misura il suo contributo militare brutto, ma come si permette questo signore? Ma chi è? Ahimè, anzi ai noi, alle potenze europee ha prestato parecchio. E chi ha re di denari, uno lo ascolta. Con conseguenze non sempre positive, ma che dobbiamo fare? È andata così. Andiamo avanti. L'Europa dopo la prima guerra mondiale è, come dire, un casino frammentato, pazienza, con rivoluzioni, colpi di Stato, ascese di poteri autoritari, non solo in Italia che ha inventato il fascismo, ma vi assicuro che l'Austria, prima vittima della Germania, era un regime clerico-fascista, non ci prendiamo in giro, insomma, era un mondo complesso non meno di questo. Andiamo avanti. Qui un po' di governi, tipi di governi, andiamo ancora avanti. Ecco, l'ultima guerra per l'Europa è stata la Seconda Guerra Mondiale. Ma non è più l'Europa il fronte principale. Questo è un mito, da cui nasce poi anche il mito della difesa europea, che ci portiamo dietro con un pezzo di Hollywood, ma la Hollywood che vogliamo vedere noi. Per gli americani il Pacifico è un fronte vitale, tanto vitale che ci buttano su 2 bombe atomiche. Gli Stati Uniti senza il Pacifico non sono nessuno, tanto è vero che appena diventano un po' più forti conquistano cosa? Cuba e le Filippine. Le Filippine, come voi sapete, sono il Pacifico e appartengono alla moribonda prima potenza globalizzante che è stata la Spagna, battuta dai britannici. I veri contendenti di questa guerra sono solo 4: Germania, Giappone, Russia e Stati Uniti. Ma come? La Francia ha vinto, la Gran Bretagna ha vinto, sono dei vincitori finti. In realtà la guerra l'hanno persa perché i loro imperi si sono disgregati subito dopo. Poi la Germania e il Giappone sono degli straperdenti e l'Italia,
che noi tanto vituperiamo, è l'unica che è riuscita a fare un 50-50. Cioè, l'Italia è l'unica che si è scritta la Costituzione da sola rispetto alle altre tre potenze totali, Roma, Berlino, Tokyo, ed è l'unica che non ha avuto un processo internazionale. Tokyo, Norimberga. Forse dovremmo, come dire, essere grati, no, alle persone che nel disastro dell'8 settembre hanno fatto qualcosa di utile, quindi co-belligeranza, partigiani, internati. Questo però non lo abbiamo voluto sottolineare troppo, anche perché le altre potenze pseudo-vincitrici non hanno perso tempo a farcelo pesare, perché dovevamo rientrare nel salotto buono, eravamo pur sempre gli inventori del fascismo, tra le altre cose. Andiamo avanti. Ecco, il mondo della Seconda Guerra Mondiale è questo mondo qua, dove capite bene che, insomma, Giappone, Germania e un pochino l'Italia hanno fatto quello che hanno potuto, no? Ma in realtà questa alleanza era zoppa, cioè Roma, Berlino, Tokyo non è un asse, sono due blocchi che non riescono a sostenersi strategicamente e che infatti sono stati battuti in modo separato. Ma l'unico paese, l'unico che era capace davvero di condurre una guerra sui due fronti, sono stati gli Stati Uniti. L'Unione Sovietica ha prontamente fatto un trattato di non aggressione con chi? Con il Giappone, molto più importante del patto Molotov-Ribbentrop. Perché? Perché non ce la faceva, la Transiberiana è, come dire, vitale ma insufficiente. Quindi gli Stati Uniti hanno potuto fare la guerra nel Pacifico, fare la guerra in Europa, esportare armi all'Unione Sovietica e armare anche l'Inghilterra, che se no da sola, poverella, non ce la faceva. Straordinario. Si capisce perché sono tra i veri vincitori insieme all'Unione Sovietica della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo avanti. Ecco, qui naturalmente abbiamo un'altra cosa tipica, no? Dei tempi, come dire, di chi appunto è più vecchietto, no? Come me. Primo mondo, quello democratico, nato o non nato poco importa. Il secondo mondo, quello comunista, quindi tutto un blocco, un tempo ci rientrava anche la Jugoslavia e la Cina, poi ci sono state le differenziazioni, e poi il famoso terzo mondo, tutto il resto. Come vedete c'è soltanto, come dire, l'estremo nord che è terzo mondo perché non è inquadrato, perché è neutrale, no? Altrimenti tutto il resto è sud, tranne l'Australia e la Nuova Zelanda. Andiamo avanti. Questi sono i blocchi, insomma, un altro modo di farveli vedere. Che cosa succede, e qui entriamo nel vivo della nostra questione della difesa europea, perché il tempo vedo che corre furiosamente, io voglio lasciare spazio per le domande. Allora, succede una cosa molto interessante, perché succede immediatamente dopo il 45. E devo dire che tra il 45 e il 49, date completamente dimenticate, vi assicuro, succede qualcosa di rapidissimo, di contraddittorio e di fondamentale. La prima cosa che succede nel 47, quindi con i paesi ancora devastati e che stanno andando avanti con le tessere annonarie, per chi è più giovane, la tessera annonaria è quel pezzo di carta che ti dà diritto a ritirare da un negozio la quantità di alimenti giudicata necessaria per la sopravvivenza personale e della famiglia. Le tessere annonarie continueranno a essere distribuite in Inghilterra ancora per un decennio dopo la guerra. Quindi, tanto per farvi capire, no, come erano usciti i cosiddetti paesi vincitori. Bene, il 4 marzo del 1947
la Francia e il Regno Unito firmano il trattato di Dunkerque. Perché? Perché si vogliono riassicurare contro un possibile attacco tedesco o sovietico. Questa è una reazione tipicamente vecchia maniera. Questo è un trattato che è stato firmato nel 1947, ma è un tipico trattato ottocentesco. Subito dopo fu firmato il Trattato di Bruxelles. Il Trattato di Bruxelles crea una organizzazione nel 48 che si chiama l'Unione dell'Europa Occidentale, di cui, come vi ho detto, ho fatto parte. L'Unione dell'Europa Occidentale era un trattato multilaterale, quindi Francia, Gran Bretagna e Benelux come primi, che aveva un solo scopo fondamentale: essere sicuri di avere una risposta militare pronta nel caso di un'aggressione tedesca. Quindi, due guerre mondiali hanno talmente inculcato nelle élite di questi paesi, voglio dire, quattro erano stati invasi dalla Germania, quindi si può capire che insomma avessero qualche problema con un riarmo tedesco, per cui l'articolo 4 è ben più stringente dell'articolo 5 della NATO. L'articolo 4 dice che proprio gli stati si mobilitano, entrano in guerra automaticamente. Questo con l'articolo 5 del trattato di Washington, del trattato atlantico, non c'è. Questa organizzazione dura il tempo necessario, cioè il 49, per fare il trattato del Nord Atlantico. Allora, qui c'è una cosa, come voi vedete, dal 47 al 49 si disegna la carta della sicurezza europea. E mentre il trattato della UEO non è che l'ennesimo trattato di assicurazione contro la Germania, quindi siamo ancora a degli schemi assolutamente ottocenteschi, il trattato della NATO cambia completamente la natura della sicurezza europea. La cambia per molti aspetti. Innanzitutto de-europeizza la sicurezza europea, cioè non per nulla il trattato si chiama il Trattato del Nord Atlantico, cioè gli attori che prima erano entrati di striscio, non parlo del Canada che era ancora una colonia britannica, ma gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale diventano attori a pieno titolo della sicurezza europea. È una cosa fondamentale. E l'altra cosa fondamentale è che l'attore che incardina questa sicurezza è l'attore che detiene più armi nucleari, cioè gli Stati Uniti. Mentre i deterrenti franco-britannico erano ancora all'inizio delle balbuzie, gli Stati Uniti avevano dei deterrenti che cominciavano a essere veramente sviluppati. Ecco perché l'articolo 5 del Trattato Atlantico è un trattato che dice che in caso di aggressione esterna gli alleati provvederanno nel modo più opportuno a respingere questo tipo di aggressione. Cioè è un articolo molto vago, ma dietro l'articolo vago c'è la potenza industriale, militare e nucleare degli Stati Uniti. Allora, se uno volesse semplificare in modo, come dire, fumettistico la storia dei rapporti, diciamo, NATO-Europa sulla difesa europea,
uno potrebbe dire che la NATO cannibalizza l'Unione dell'Europa occidentale. Questo è, come dire, una frase che non ha senso. In realtà i franco-britannici si rendono perfettamente conto che tra i problemi non c'è la Germania, che ancora possono gestire, perché la Germania è fino al 1955 smilitarizzata ed occupata. Quindi la Germania è un non problema. Solo che naturalmente queste persone pensavano alla prima guerra mondiale, al trattato di Versailles, dove la Germania era stata quasi smilitarizzata, e dicono: aspetta, adesso stavolta siamo più pronti. Tutti sappiamo che il nazismo non è una nascita casuale e che anzi l'ascesa del nazismo è stata favorita proprio dalle grandi democrazie occidentali. L'ascesa del nazifascismo per motivi assolutamente antisovietici. Quindi questo tipo di corresponsabilità naturalmente vengono presto dimenticate e il problema è la Germania in modo astratto. Però tutti capiscono che il grosso problema è l'Unione Sovietica. Ora, l'alleanza antinazista, antinazifascista in Europa tra l'Unione Sovietica e le grandi democrazie occidentali è chiaramente un'alleanza di interesse. Non ci può essere comunanza ideologica tra questi due partner, ma questo poco importa. La realpolitik dell'aggressione nazifascista impone questo tipo di alleanza, sapendo che ancora fino al 40 si era rischiata una guerra tra, per esempio, Francia e Gran Bretagna contro l'Unione Sovietica a favore della Finlandia. Quindi capite bene che è stato un gioco estremamente complesso quello che ha tenuto assieme questa grande coalizione, se volete. Quindi, poiché l'Unione Sovietica è forte e poiché le vengono attribuite mire espansionistiche, la NATO è come dire la risposta adeguata. Non sarà piaciuta moltissimo ai francesi. I britannici si sono subito messi, come dire, sulla scia per motivi, come dire, di convenienza e per fare pesare il loro ruolo di alleati speciali. Diventeranno sempre meno speciali. A partire dagli anni 60 la relazione speciale con gli Stati Uniti è, come dire, un'amabile finzione, nel senso che è un'alleanza tra talmente diseguali che non c'è niente di speciale, anche se gli inglesi sanno vendere molto bene questo tipo di roba. Però ecco, i francesi certo sono un po' meno contenti, entrano nella NATO per poi uscirne piuttosto presto, almeno dalla struttura militare integrata, quindi rivendicando in qualche modo una loro autonomia di decisione. E qui arriviamo al primo punto dolentissimo, che è nel 52-54, quindi prima del riarmo tedesco, che viene reso necessario perché sennò non c'è sufficiente potenziale umano per difendersi dalla marea di divisioni che avevano i sovietici, e che è il fallimento della Comunità Europea di Difesa. Perché insieme ai primi vagiti della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, una cosa geniale del 52, che come dire, il primo seme dell'Europa, si comincia a discutere sempre nel 52 di una Comunità Europea di Difesa. E questo sarebbe stato una cosa da, insomma, abbastanza forte, un bilancio comune, istituzioni comuni, armi standardizzati, approvvigionamento centralizzato, una cosa visionaria. Tra l'altro, insomma, si cominciava a capire che ci voleva assolutamente un modo per far entrare la Germania alla NATO, e quindi presto si capisce che nel 52 bisogna finire l'occupazione militare della Germania, quella ovviamente ovest, quella est era sotto regime comunista, strettamente controllato dai sovietici. Ma che cosa succede nel 54? Il trattato viene firmato,
ma come voi sapete i trattati sono una corsa a ostacoli. Non c'è soltanto la firma del trattato, c'è la ratifica. E la ratifica, ahi noi, fallisce nel Parlamento francese. Uno, perché i comunisti non volevano una integrazione europea antisovietica. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che i partiti comunisti in Europa, con la notevole eccezione di quello italiano, erano assolutamente filosovietici. E parlo della notevole eccezione non ai tempi di Togliatti, perché l'allineamento, diciamo, del partito guidato da Togliatti era totale. Ma Togliatti aveva una particolarità che non avevano gli altri partiti comunisti, a cominciare da quello francese. Era un italiano, questo fa una grossa differenza, e sapeva perfettamente dal suo compagno Stalin che se avesse tentato una rivoluzione lui non sarebbe stato aiutato dai sovietici. I sovietici avevano le idee molto chiare su quelle che erano le loro sfere di influenza. Infatti, quando scoppiò la guerra civile in Grecia, Stalin non aiutò di una virgola i comunisti greci. Lo fece Tito, che aveva degli appetiti sulla Macedonia. Questa è un'altra lunga storia. Quindi i comunisti si opposero e i gollisti ancora una volta temettero di entrare in un meccanismo comune che sminuisse la loro sovranità. I comunisti italiani cambieranno molto prima degli altri partiti comunisti nel 68 con l'occupazione della Cecoslovacchia. Cambiò l'élite. Mi ricordo da ragazzo, quando discutevamo nelle assemblee di istituto e di sezione, no, ancora il PC normale, i giovani erano molto filosovietici. Quindi, insomma, è stata una strada lunga, ma i comunisti italiani sono stati all'avanguardia, quando poi, no, Berlinguer dirà che si sente più sicuro sotto la NATO che non sotto il patto di Varsavia. Però nel frattempo, nel 54, c'è questo patatrac. La Comunità Europea di Difesa fallisce, perde le forze sia internazionaliste come quelle comuniste, sia golliste. Se possiamo dire, erano dei compagni di strada de facto, c'è stata un'alleanza di fatto. Ecco, io non ho nessuna, come dire, preconcetto o antipatia storica verso la Francia, assolutamente no, ci ho lavorato e studiato per 4 anni, conosco a fondo la loro cultura, il loro cibo, insomma è un paese che amo. Ma quando si fa analisi politica, uno deve stare attento a distinguere tra quelle che sono le simpatie con quelle che sono le caratteristiche di lungo periodo di un paese. Ahimè, la Francia ha una concezione molto esagonale dell'Europa. Cioè, l'Europa sì, carina, ma guido io. Questo è stato un fattore complicante in tutta la questione della difesa europea. Ripeto, la Francia, quando l'Europa si divide, non è solo colpa della Francia, non è un capro espiatore la Francia, assolutamente no. Le responsabilità sono sempre, per mia esperienza diretta nel 2001, presidenza italiana dell'UE, ho negoziato con il team, ovviamente, del direttore nazionale degli armamenti sulla European Defence Agency, quindi ho proprio visto l'Europa, no? L'Europa quella concreta dove si negozia tra governi. La responsabilità principale non è mai né del numero né dei grandi contro i piccoli, per mia esperienza almeno. La responsabilità è solo dei 4-5 grandi paesi più importanti dell'Europa. Parliamo di Regno Unito, purtroppo uscito, una follia. La Francia, la Germania, l'Italia, poi potete aggiungerci la Spagna, la Polonia a scelta, ma questi sono i principali responsabili dei ritardi di qualunque cosa importante. Perché? Perché se tirano tutte e quattro, tutte e cinque nella stessa direzione e convincono gli altri in modo ragionevole, gli altri seguono. Ma se sono divisi loro, no, mi spiace, non funziona nulla. Quindi il fallimento della CED, della Comunità Europea di Difesa, è un fallimento tipico di paesi, e questo lo abbiamo visto tantissime volte con la Gran Bretagna, che ancora sono schiavi della loro vecchia mentalità del 1914.
non hanno capito che la guerra mondiale l'hanno persa. E non importa che la realtà sia più forte, come dire, delle convinzioni o dei miti delle élite. I francesi, nel loro deterrente nucleare indipendente, a quanto pare hanno almeno un 40% di tecnologie americane. I britannici hanno dovuto imparare a loro spese che tutti i programmi congiunti per farsi dei vettori, quindi missili, nucleari indipendenti, guarda caso sono puntualmente falliti con gli americani e quindi alla fine si sono ridotti a dire sì, ma noi sviluppiamo la testata. Sì, ma la testata senza vettore non va da nessuna parte. Gli inglesi dipendono totalmente dai vettori statunitensi. Allora io capisco che i francesi, l'ho studiato da giovane, uno schema elegantissimo, fanno la dissuasione du faible au fort, la dissuasione del debole al forte, perché voglio dire, l'Unione Sovietica ha sufficienti testate nucleari strategiche per polverizzare, o meglio, per rendere un deserto la Francia. E loro dicono, sì, è vero, ma noi vi distruggiamo le 12 città più importanti. È vero. Finché è credibile questo tipo di dissuasione, potrebbe funzionare. Ma la realtà è che dietro il deterrente francese c'erano all'epoca 10.000 testate nucleari americane. Scusate, è un, come dire, siamo in serie A. Quindi questo è uno dei punti di svolta, ripeto, non nazionali soltanto, ma strutturali dei problemi di una difesa europea. Allora che cosa succede? Succede che l'Europa è, come dire, strutturata, governata da due entità, diciamo, con capacità militari, o sulla carta o reali. La prima è l'Unione dell'Europa occidentale, che si riunisce, che fa delle attività, che discute, che ammette nuovi membri, ma che non combina null'altro di più. Invece la NATO, no, la NATO comincia a operare molto velocemente. Non soltanto perché c'è, come dire, per fortuna, la struttura industriale e logistica americana, ma perché c'è un interesse primario. Il containment dell'Unione Sovietica, che in Europa significa mantenere una difesa ragionevolmente credibile rispetto alla sproporzione di forze convenzionali del patto di Varsavia, creato dopo la NATO, contro le forze NATO. La deterrenza non è una scienza esatta, né nel nucleare né nel complessivo della combinazione, no, convenzionale nucleare, assolutamente no. Però su questo tipo di gioco, non solo di ombre, direi gioco di capacità, uno può garantire una certa sicurezza, che richiede alla fine una collaborazione sostanziale tra i due blocchi. Guardate che la crisi di Cuba, che è stata chiamata crisi di Cuba, non è la crisi di Cuba, è la crisi dei missili in Torre Jupiter, in Puglia e Turchia. Se gli Stati Uniti non li avessero dislocati, ai sovietici non veniva in testa l'idea di piazzare dei missili equivalenti a Cuba. E quando finalmente, quindi per favore lasciate da parte i film di Hollywood, anche gli ultimi che sono belli, appassionanti, ma che sono delle stiracchiate della realtà, la realtà storica è assolutamente più affascinante, ma spesso meno cinematografica dei film. Quando i sovietici apparentemente sono umiliati dal blocco navale americano, fanno marcia indietro, hanno vinto gli americani. No, ci si è, come dire, messi d'accordo, vabbè, ok, io la smetto con Cuba, ma tu quei missili li ritiri. E infatti, zitti zitti, gli americani li ritirarono. Così, tranquillamente.
Quindi il gioco della deterrenza e del disarmo, che ha delle fasi di tensione molto forti, non è che è una passeggiata, non sono nostalgico della guerra fredda per niente, della terza guerra mondiale, ha bisogno però di una collaborazione tra elite politiche che poi capiscono che sono professionali e che sanno di che cosa stanno parlando. E quindi anche di complesse burocrazie militari, spionistiche, scientifiche, che danno un supporto concreto a quello che si vuole fare. È stata una partita rischiosa e per molti fuori da questa deterrenza mortale. Vi do un esempio di come la deterrenza sia una faccenda, no, basata su tante cose. Quando gli Stati Uniti si sono impegnati nella guerra del Vietnam, no, in realtà hanno attinto senza tanti pudori alle forze che avevano schierato in Europa. Cioè hanno ridotto drasticamente il loro impegno nella difesa europea. Dunque, quando si parla di burden sharing, anche là bisogna stare molto attenti di che cosa si parla, no? Perché no, gli europei non fanno niente, sono sotto gli ombrelloni, mentre noi siamo qui con i carri. Non è vero. O meglio, è vero in modo più sfumato. Quindi, quando gli americani, per i loro interessi nazionali, si sono impegnati in Vietnam, le difese convenzionali lungo la frontiera intertedesca erano così un po' leggerine, ecco. Ciò nonostante la deterrenza ha retto, per tanti buoni motivi, ecco, direi. Quindi cominciate a capire che la storia della difesa europea è una storia non così semplicistica: gli europei finalmente contro il Golia americano si liberano dalla tutela della NATO. Se fosse così, i francesi non sarebbero rientrati, e hanno cominciato dai tempi di Chirac, nella struttura militare integrata della NATO. Ma rientrano quando? Quando è finita la guerra fredda e non c'è più motivo di mantenere questa contrapposizione. Il che non significa che la difesa europea sia una cosa inutile. Tanto poco è inutile che appena si arriva a 5 anni prima della fine della guerra fredda, della terza guerra mondiale, a cui nessuno pensava. Vi assicuro, nell'84 solo qualche analista particolarmente acuto e visionario lo avrebbe potuto capire. La UEO ripiglia a funzionare attraverso, no, una serie di attività che sono innanzitutto di integrazione europea, il famoso, no, atto, il singolo atto europeo del 1986. E poi si comincia a sviluppare una piattaforma sugli interessi europei di sicurezza nell'87. Nel 92 si comincia a ragionare delle cosiddette Petersberg Tasks, cioè delle missioni di Petersberg, che sono missioni pensate sia come peacekeeping che come umanitario, e poi eventualmente, ma molto eventualmente, come, no, peacemaking, perché si comincia a vedere, ma siamo nel 92, che l'Europa dell'Est è diventata molto più instabile. E soprattutto si vede che nel 91 il mondo è diventato di colpo molto più libero di fare quello che vuole. Per esempio Saddam Hussein che invade il Kuwait, per esempio la Jugoslavia che si disintegra, per esempio quello che succede in Africa, la Somalia, dove noi siamo stati fino al collo come italiani. Ecco, se io dovessi sintetizzare, perché ci sono ovviamente, se voi andate sul sito dell'Unione Europea, no, e vedete la timeline, ogni anno succede qualcosa. Allora le date veramente importanti sono molte meno di quelle che vi vengono mostrate sul sito. Per esempio una data importante è il 2002, il Berlin Plus, dove finalmente le missioni europee
delle European Defense Security and Defense Policy stabilita nel 1999, possono usufruire di comune accordo con gli alleati di mezzi dell'alleanza o dati da paesi dell'alleanza. Perché vi dico questo? Perché la difesa europea ha un grande lavorio politico-diplomatico che è importantissimo, perché senza quello, no, non si arriva nemmeno a concordare cosa si dovrebbe fare. Ma poi la difesa europea ha un grosso problema, proprio innanzitutto politico, cioè Francia e Regno Unito ancora non sono capaci di lavorare fino in fondo assieme per fare delle cose unificate. Cioè ci sono programmi, ma se voi vedete gli eserciti europei sono una pietosa collezione di diversi sistemi d'arma. Non è possibile che ancora oggi noi abbiamo 3 caccia europei, l'EFA, il Rafale, il Gripen. Bisogna essere pazzi, perché costano l'ira di Dio a pezzo. Dice, ma noi paghiamo molto di più per l'F-35, e lo credo che paghiamo molto di più, è molto più avanzato, oltre al fatto che vogliamo mantenere un legame transatlantico. E come vedete, per ora questi soldi spesi sembrano quasi spesi in vano, no? Visto cosa combina questa presidenza. Però insomma, quando uno prende le decisioni non è che può prevedere all'infinito. Guarda un certo ragionevole orizzonte, 5 anni è un termine lungo, e poi spera che la cosa vada in porto. Allora, la difesa europea dal 45 ancora dipende strutturalmente per una serie di cose importantissime dagli Stati Uniti. Anche i francesi vanno in Chad, vanno in Mali, se non ci sono gli aerei da trasporto statunitensi strategici non vanno da nessuna parte. Oggi si possono affittare anche quelli ex sovietici, quindi russi e ucraini, soprattutto ucraini, per fare questo tipo di lavoro, ma l'Europa un trasporto strategico come ce l'hanno i russi e soprattutto gli statunitensi non ce l'ha. Ce l'ha 400, che è molto molto meglio di prima, ma poca roba. Noi abbiamo satelliti militari pochissimi e Santa ESA, qui l'Unione Europea ha fatto molto di più di quanto si potesse immaginare, che ha tirato su una marea di satelliti per l'osservazione della Terra che alla fine hanno anche una grande utilità strategica se uno sa usare i loro dati, altrimenti staremmo ancora, caro amico. I satelliti nazionali britannici, italiani e francesi certo che sono indipendenti da quello che ci forniscono gli americani, è ovvio, ma pochino. Perché? Perché bisogna investire in modo integrato, e su questo stiamo ancora veramente molto molto indietro, nonostante la PESCO, la cooperazione permanente strutturata di sicurezza, che è ancora degli anni 2000, la seconda metà degli anni 2000, del decennio, ecco. Quindi c'è questo problema strutturale che è un problema politico. Perché? Perché i francesi vorrebbero, come dire, fare l'Europa esagonale, ma dopo la riunificazione tedesca questo è impossibile. I francesi hanno campato di rendita fino a quando i tedeschi erano divisi, e lo sapevano. Mitterrand non era un fan della riunificazione tedesca, nemmeno Andreotti, peraltro. Però oggi, se c'è un paese che riesce in qualche modo, con molte esitazioni, a dare una certa struttura più economica che politica, e non è certamente il Regno Unito che se n'è andato via per la tangente, ma è la Germania. Questo è un fatto. Poi cosa vogliamo noi italiani fare con la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti è materia di dibattito nazionale. La difesa europea è nata concretamente quando si sono fatti i primi avvicinamenti tra UE e NATO, due grosse burocrazie, ognuna gelosissima del suo orgoglio di bandiera. Vi assicuro che
le burocrazie europee non si lasciano affatto intimidire da quelle della NATO. E quindi se la politica dice allora facciamo qualcosa, per favore coordiniamoci, che tutto sommato è utile, perché ovviamente no, i maggiori azionisti della NATO, che sono stati soprattutto i britannici e gli americani, perché dovevano favorire la Francia nei suoi sogni di piccola egemonia? Spiegatemi che interesse potevano avere. O meglio ancora, cercare di favorire, come dire, un ruolo più importante della Germania. Voi sapete la battuta della NATO, no? La NATO è stata creata per tenere i russi fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto. Pessima battuta, tipicamente britannica, Lord Ismay, ma all'epoca era brutalmente realistica. Oggi è... stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un altro mondo. Allora, questi due azionisti chiaramente avevano delle grosse prevenzioni, non sempre ingiustificate, nei confronti della difesa europea. Però vedete, vorrei, e qui insomma mi rendo conto che siamo già un'ora e 15 e vorrei fermarmi, vorrei darvi due altre cose che sono molto, come dire, concrete. Allora, vorrei che capiste innanzitutto che io parlo della mia capacità personale, cioè non rappresento né la NATO né un governo né niente, cioè rappresento l'analista Alessandro Politti. E vorrei anche farvi capire che come direttore della NATO Defense College Foundation, no, non sono, come dire, un fan della NATO, viva la NATO, muoia l'Europa, no? Tipo Roma contro Lazio, no, questo non mi interessa. Anzi, ahimè, vi confesso senza tanti giri di parole, sono un europatriota che sta vedendo un'Europa che sta andando da tutta un'altra parte. Allora, proprio perché, come dire, la passione politica si nutre però di realismo, oltre che del sogno e della visione che dà un orizzonte, vorrei farvi notare, come dire, tre date finali. Nel 1999 il Consiglio europeo di Helsinki creò quello che fu chiamato il headline goal, quindi l'obiettivo da apertura di pagina in giornale. Una cosa bellissima. 100.000 uomini pronti a mobilitarsi con 400 aerei da combattimento e 100 navi. Cioè una massa potenziale di manovra impressionante. Voglio dire, 10 divisioni sono oggi... tre corpi d'armata, sicuramente fanno un'armata, anche per gli standard della Seconda Guerra Mondiale, che erano molto più intensivi di manodopera, ecco, di potenziale umano, o di carne da cannone. E, come dire, sulla carta gli europei questa roba ce l'hanno, lo possono contare, ma il problema è quanto possono schierare. E lì i dolori sono grandissimi se uno esce fuori dall'Europa. L'Europa ha un sacco di mezzi materiali, aggeggi, ma ahimè, quando si tratta di andare in Iraq, i due paesi più grossi schierano una divisione a testa. Cioè scendiamo da 100.000 a 20.000. Anzi, parlo prima del Kuwait e poi in Iraq, i francesi, come dire, l'invasione dell'Iraq non c'erano. Una divisione, gli inglesi. Commento brutale di Rumsfeld, che era allora il segretario alla difesa, uno dei politici più onesti che abbia conosciuto dal punto di vista declaratorio. Ah, sì, è vero! Gli inglesi hanno una divisione, come dire, non ce ne può importare di meno. Fine della relazione speciale, come dire, morte certificata dal coroner. Dopodiché si capisce che è un po' più complicato, cioè la cifra è bella, ma si scende intorno al 2003 a 60.000 di truppe, sostenibili per un anno, che già è una
grossa, un grosso impegno, schierabili in 60 giorni. Chiaramente ci sono elementi che si schierano prima, elementi che si schierano dopo. 60 giorni sono 2 mesi nel tempo dello sviluppo di una crisi enorme, ma se pensate alla guerra di Libia, beh, se noi adesso dal 2011 a oggi avessimo schierato 60.000 persone, il quadro sarebbe cambiato, e come? Parecchio. Nel 2003 però comincia a insinuarsi, come dire, un concetto che non è nulla di male, 2003-2004. Dice, vabbè, queste sono le grandi cifre, ma concretamente poi, no? Perché insomma, i diplomatici cercano di costruire i testi con cui i politici poi devono convivere e tentare di quagliare, ma i militari, anche loro, hanno la loro fetta di praticità, dicono, vabbè, ma concretamente, cioè sì, questi sono i numeri, vabbè, ma poi come prepariamo queste forze? E i militari sono abituati a essere stati sprovincializzati e fortunatamente anche in parte denazionalizzati dalla NATO. Quindi c'è un sistema per cui uno pensa le operazioni militari in un certo modo. Alla fine dico, scusate, ma che pacchetti di forze dobbiamo mettere giù? E allora viene fuori nel 2004 il concetto dei gruppi di battaglia, battle groups. Sembrano un po' le Kampfgruppen tedesche, i gruppi di combattimento, gruppi tattici creati sul momento estremamente efficaci. Questa è una roba altrettanto seria, perché sono dei gruppi, battaglione rinforzato, da 1500 uomini, pronti a essere schierati in 10 giorni dopo una decisione dell'Unione Europea di lanciare un'operazione, e sostenuti per 30 giorni, possibilmente estendibili a 120, quindi cominciamo da un mese a 4 mesi con la rotazione delle forze. Bellissimo. E io da europatriota vi dico, finora al 2020, 27 ottobre del 2020, in operazioni non è mai stato schierato un battle group. Qualunque cosa, operazioni di coalizione, operazioni europee con pezzettini, cosettine, no. Le operazioni europee esistono, ci sono state nella ex Jugoslavia, dove ancora continuano, in Bosnia, addirittura un magnifico esempio di collaborazione NATO-UE, in Congo, in Mali, dove volete voi, ma i battle groups no, non sono mai stati schierati, non è un caso. Non è un caso. Quindi, per essere, come dire, in estrema sintesi, anche per guardare leggermente al futuro, noi abbiamo avuto 4 anni di presidenza statunitense dove ci è stato detto senza tanti giri che la NATO non serviva a granché, che sì, vabbè, ce la potevamo tenere, ma che comunque dovevamo cacciare più quattrini. Cosa che non è detto che i quattrini si traducano automaticamente in capacità. Questo è il grosso problema. Quindi la misura del 2% è una misura inutile. È molto più serio dire, cari signori, siamo alleati della NATO, da voi voglio tot brigate sostenibili, tot con questo. Come spendete i soldi sono affari vostri, quanto costano sono affari vostri. La misura del 2% è una delle tante misure politiche così, che si usano, perché si usano, ma è una finzione. Quindi il nostro principale azionista di riferimento, chiamiamolo così in modo scherzoso, della NATO, perché nella NATO si decide per consenso, quindi se non sono d'accordo tutti e 30 oggi, e no, non si vota. Questo è fondamentale perché evita divisioni, ma o c'è il consenso o non c'è il consenso, e quindi si lavora per costruire il consenso. Però l'azionista di riferimento ci ha detto, cari signori, non ci interessa più di tanto China. Quindi questo è, come dire, la cosa. Cambierà con Biden? Lo vedremo. Ovviamente Macron ha detto che la NATO è, come dire, colpita da morte cerebrale.
thank you for your extremely useful contribution, ma è come dire un'osservazione un po' interessata. E soprattutto non è che la Francia da sola combini questi sfracelli in giro per il mondo. La guerra nel Sahel la sta perdendo. In Libia non è che faccia granché. In Siria ha perso. Non è manco potuta intervenire, peraltro. Questo vi fa capire che anche la NATO, mentre in Afghanistan ci siamo tutti e 30, in Siria non c'è andato nessuno, in Libia ci siamo andati col tassametro, 5 o 6. Quindi ci sono problemi strutturali di come sta andando la politica internazionale che vanno molto oltre le burocrazie. Allora, è chiaro che la difesa europea non è un nice have, non è una carineria da prendere così come accessorio, una cosa molto importante, ma che richiede grossa capacità di compromesso. E invece continuiamo ad avere due programmi di caccia europei, uno franco-germanico e uno italo-inglese. Allora siamo scemi, scusate la brutalità, ma non si capisce perché. O meglio, si capisce, ma siamo alle battaglie di retroguardia. Perché vi dico che la difesa europea è importante? Quindi la NATO è, come dire, una realtà che c'è, con tutte le crisi, ma c'è, mentre sulla difesa europea vorremmo vedere più sostanza, vi parlo ancora una volta da europatriota, ma vi dico perché è importante la difesa europea, perché se non verrà gestita attentamente la gestione di questa fine di un ordine mondiale, perché questo ordine mondiale è finito, o noi siamo capaci di suddividere quest'ordine in entità gestibili, come ha fatto Carlo V con gli Asburgo, Asburgo d'Austria, Asburgo di Spagna, come ha fatto l'impero romano con le tetrarchie. O noi troviamo un nuovo compromesso multilaterale gestibile, una sorta di globalizzazione flessibile, dove però tutti quelli più importanti contribuiscono a scrivere le regole, perché finora le regole si scrivevano a Washington e poi si trova il consenso. Oppure noi andiamo verso una guerra mondiale. La quarta. E ignorate dove sarà il detonatore, ma il Pacifico sarà il posto fondamentale di questa guerra. Una difesa europea, come voi capite, da periferici rispetto al fronte principale, è molto importante, qualunque sia poi la scelta politica che si voglia fare, che naturalmente non è banale. E a questo punto io mi fermo per le vostre domande. Grazie Politi. E Francesca, conduci tu la discussione? Prego Francesca. Pronto? Devo forse tolgo il mio microfono. Ecco, tolgo il mio microfono. Lo senti? Francesca, è il microfono che va attivato. Sì, 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 ci sono, che a un certo punto ho perso la connessione. Ah, ecco, dicevo, a te la conduzione. Ok, grazie mille al professor Politi di questo intervento veramente molto interessante che mi ha lasciato con un sacco di curiosità, ma ho imparato moltissime cose che non sapevo prima e spero e penso che sia stato di grande utilità anche per il pubblico che ci segue. Ci sono domande che provengono dai social network o che vengono da questa piattaforma? Se non ci sono domande, posso farne una io intanto? Ne approfitto con Politi presente. Sì, certo. È una domanda un pochettino laterale rispetto al resto, ma io mi ritrovo molto nell'impianto del ragionamento di Politi.
c'è un punto però che ha solo accennato Politi, proprio di sfuggita l'ha accennato, e devo dire non mi è chiaro il concetto. È accennato a guerre finanziarie. Guerre finanziarie, devo dire, non sono state, non è un concetto molto presente. La crisi della finanza, abbiamo studiato tutto, come si è arrivati al disastro del 2008, tutto chiaro. Però il concetto di guerra finanziaria è una cosa diversa. Volevo capire bene, meglio, che cosa intendevi con questa espressione, perché vorrei capire. Sembra un nodo di enorme rilevanza, visto che la finanziarizzazione è quella di cui stiamo ballando tutti quanti, quindi è un punto che vorrei capire meglio, il tuo punto d'analisi su questo. Va bene. Durante la Terza Guerra Mondiale si parlava di guerra economica, quindi le sanzioni, il dumping, i furti tecnologici, le operazioni decise sul cambio, alcune sono state storiche, la svalutazione del dollaro del 75 fatta da quel grande presidente che era Nixon, finito male, ma era un in gamba, insomma, un grande professionista, ci ha fatto pagare la guerra del Vietnam mentre noi stavamo per le strade a protestare contro la guerra del Vietnam. Scusa Politi, 71-75, 75-71? 75-75. Quindi successivo, non è... Sì, sì, e diciamo con la fine della guerra del Vietnam, no? Tutti a vedere gli elicotteri che partono da Saigon, tan! Perdiamo 25% del valore delle nostre riserve in dollari. Fantastico. Come far pagare la guerra a chi protesta. Ma non per cattiveria, servivano soldi, cioè non è come dire l'impero del male che tassa, no? Servono soldi, punto, quindi si prendono così. Allora, la guerra economica è fatta dagli stati. E dopo la fine del muro, tutto questo è molto cambiato. Cioè, oggi noi abbiamo una serie di potenze private che sì, fanno compliance, perché questo è un lubrificante nei rapporti istituzionali. Ma altrimenti, come dire, sono fuori dal controllo degli stati. Le guerre finanziarie sono guerre, quindi assolutamente dedicate a una sola cosa, al profitto e all'impronta geoeconomica dell'attore in questione. Ti do un esempio proprio pratico. Pochi si ricordano di George Soros, grande benefattore, filantropo, quindi no? Come voi sapete adesso nell'Europa dell'Est è pochissimo amato, quindi sembra una sorta di no? Diabolico Fu Manchu. Soros è un finanziere d'assalto, da giovane, che ha capito che può continuare a fare il finanziere d'assalto, ma bisogna avere una gestione, anche come dire... entro i limiti della responsabilità etica di una ditta, di un'impresa, quindi ecco perché la filantropia, che però ha fatto delle operazioni assolutamente, come dire, da privato. Quando è entrato in crisi il sistema monetario europeo, il famoso serpente, che poi doveva portare all'euro, in quel serpente c'era la sterlina, che poveretta dovette uscire. Il caro Soros si fece $1 miliardo con questa operazione qua e ripetette l'operazione quando poi c'è stato il grande crack del 2006-2008. Però stavolta un po' meno d'assalto e più è gestito con più sapienza, diciamo, di attività collaterali a quella finanziaria. L'acquisizione e la fusione delle borse, no? Quindi quando la City ha acquistato la borsa di Milano e poi tutta la discussione se fondere la borsa di Londra con quella di Francoforte, è stata una cosa che naturalmente ha interessato i governi, ma è stata condotta largamente al di fuori delle discussioni politiche di primo piano. Io mi sono stufato di vedere
governi, politici, parlamentari discutere del nulla, mentre nel mondo succedono cose fondamentali. Mentre si discuteva di fusione borse, quindi di capire cosa facesse anche Wall Street, si è creata a Chicago l'International Continental Exchange, cioè la più grande piattaforma di smistamento dei derivati, cioè prodotti finanziari avanzati. Bene, il 95% delle transazioni di derivati è nelle mani di 10, penso si siano concentrate di più, ma diciamo nel 2007 erano 10 grandi galassie finanziarie, tutte banche rispettabilissime, tra cui anche la Deutsche Bank. La maggior parte erano statunitensi. O compagnie assicurative come AXA. Libero mercato, i mercati, ma per favore siamo seri, i mercati sono un'astrazione. Qui stiamo parlando di oligopoli. Dove c'è l'oligopolio non c'è il libero mercato? Dunque, domanda clintoniana. Se libero mercato uguale a democrazia, che succede quando il mercato non è più libero? È una domanda semplice, non è tendenziosa, è proprio, come dire, no? Se questa è l'equazione che mi presenti e cambia un termine dell'equazione, dove va il resto? Io darò una risposta indiretta. Quando le elezioni diventano molto costose, è difficile mantenere dei sistemi repubblicani. Luminoso esempio, la Repubblica ai tempi di Cesare. Cesare si indebitò parecchio, non fece gli errori di Catilina, e poi capì che in realtà i suoi veri elettori erano i suoi legionari. Poi morì, perché incidenti del mestiere. Oggi è più complicato, Cesare sarebbe stato circondato non da bodyguards, ma da satellites che per Diana lo avrebbero protetto dalle 33 pugnalate. Ma all'epoca si era più così, alla buona. Quanto costano le elezioni oggi? Domanda, no, concretissima. E quindi, no, ho un problema quando vedo dibattere sul numero dei parlamentari come se fosse una questione vitale. Non lo è. Non lo è. Era molto più vitale il finanziamento pubblico ai partiti e soprattutto la trasparenza dei bilanci e fare dei partiti delle persone fisiche che quindi finalmente rispondono a delle precise leggi di bilancio, cosa lettera morta già dai tempi della Terza Guerra Mondiale. Non la chiamerò mai Prima Repubblica, no? Questo tipo di gergo non lo accetto. Ecco. Quindi le guerre finanziarie sono cose che accadono, come dire, di tanto in tanto uno se ne accorge perché ci sono delle bombe speculative che saltano, dei corsi azionari che vanno contro tendenza, delle svalutazioni massicce, e il gioco ormai è diventato veramente di tipo rinascimentale, cioè c'è uno Stato che fa delle cose e poi dei liberi mercenari che pensano assolutamente al loro profitto. Voglio dire, le compagnie di ventura erano private military companies nel vero senso della parola, no profitto, no paga. Oggi siamo più sofisticati. Spero di avere... No, certo, era un equivoco su tutte le guerre finanziarie, così mi ritrovo. Sì, no, certo. Mi ritrovo perfettamente. Strano che dal pubblico non ci sia una domanda, non so. Secondo me è strano. Li avrò terrorizzati. E va bene. Bisogna forse anche guardare Facebook, non so perché, forse qui il pallino ce l'ha Maurizio, di vedere se ci sono domande anche lì. Forse sì. Bravissimo, Maurizio ci riporta sia YouTube che Facebook, quando le trovo. Allora, se non ci sono, c'è una piccola cosa che in questa ricostruzione che
come dire, è talmente minuziosa, benché sia panoramica, che poi, come dire, solleva una questione, cioè guardando avanti, guardando alla situazione da adesso in avanti. Siccome nella storia d'Europa le cose sono accadute perché in qualche modo o si era costretti a prendere atto di una situazione, quindi a reagire mettendo in campo qualche cosa, appunto così è andata per buona parte con le crisi finanziarie, adesso ancora con la crisi sanitaria e la successiva reazione finanziaria è stata dettata dall'impossibilità, no, di stare inerti, i 209 miliardi per l'Italia e tutto il pacchetto che è stato messo in campo per combattere Covid, questo come dire, se l'Europa non l'avesse fatto sarebbe implosa immediatamente, no? E ancora è da vedere che questo sia sufficiente, però appunto che cosa deve succedere sul piano politico e strategico perché l'Europa si trovi costretta a mettere in campo una difesa comune reale, perché sembra che siamo un po' che l'Europa sia impermeabile a tutto, cioè manca solo l'aggressione sul territorio europeo entro i propri confini per arrivare a una provocazione che costringe in qualche modo gli stati europei a venire fuori, no? Invece tutte le provocazioni che sono arrivate e anche poi permettimi di dire, insomma, è evidente che c'è un attacco all'Europa e un tentativo di smembrarla, no? Cioè gli atteggiamenti alla Trump, le politiche russe intorno all'Europa, e Ucraina insegna, insomma, e quant'altro, è la politica cinese dal punto di vista finanziario e industriale, così. Cioè, è evidente che alle tre grandi potenze attualmente sullo scacchiere, che sono Cina, Russia e Stati Uniti, fa molto comodo smembrare l'Europa. E questo però è, appunto, come hai detto tu, come hai raccontato tu, investe immediatamente gli strumenti di difesa, appunto, la capacità di difesa europea. Dunque questo attacco riguarda anche il tentativo di smantellare le strutture di difesa, che è un tentativo, mi pare, completamente geniato. Cosa ancora deve succedere perché gli europei si rendano conto che qui o si fa appunto una politica di difesa comune concreta che riguarda gli strumenti di difesa, appunto i caccia, che non devono essere otto tipi diversi, ma uno solo, ma anche la politica, appunto io partivo da quella domanda all'inizio, una politica sanitaria comune. Cioè una delle cose palesi è che non basta mettere in campo le risorse economiche per tamponare quello che il Covid causa sul piano economico, ma che deve esserci una condivisione di strategie, perché anche qui l'ordine sparso, cioè vabbè che poi in Italia ci dividiamo anche tra comuni e comuni, ma insomma è evidente che una strategia europea avrebbe ottenuto risultati molto diversi. Perché la Cina sembra essere un po' uscita dall'epidemia? Perché anche per la non secondaria ragione che è un regime un po' autoritario, se non proprio totalitario, può governare il territorio unitariamente. No? Allora, senza magari arrivare a dire che l'Europa avrebbe potuto nelle sue istituzioni decidere che cosa facevano i singoli paesi, perché questo chiaramente è irrealistico, ma una politica sanitaria per cui standard sanitari europei, no? Che prevedono per esempio che non si va sotto un certo numero di terapie intensive in ogni paese, e che questo si fa con soldi europei. Ma questo, diciamo, è un tema secondario, no? Rispetto al tema di stasera, che è quello della sicurezza e della difesa. Però appunto, che cosa ancora deve succedere? Io questo appunto non dico la sfera di cristallo, perché quella non ce l'ha nessuno, neanche tu, ma tu però sai che quale sarebbe il detonatore. E io non riesco a vedere niente che possa farci cambiare movimenti. Allora, risponderò a questa domanda e anche a quella del professor Volpe, che diceva: ma un esercito europeo non sarebbe, come dire, determinerebbe una fine della NATO e quindi una spartizione? Questo mi è piaciuto molto come modo di girare la domanda. Parto da questa, che è la più semplice, ma arrivo subito alla tua. Allora, c'è stato un momento che, come al solito, è passato mediaticamente quasi non visto, anzi proprio non visto.
ai tempi della presidenza Obama, che va analizzata esattamente come le altre presidenze, perché se un presidente vi sta antipatico, scordatevi l'antipatia, trattatelo come un sintomo. E se un presidente è un sintomo, vi parla, vi dice qualcosa, non vi piacerà, ma una malattia non vi dirà mai qualcosa che vi piace di per sé, vi dice c'è un problema. E se un presidente è simpatico, fate esattamente lo stesso, perché sennò, vuol dire, sarete annebbiati dalla simpatia, insomma, guardate bene, ecco, perché la politica è un mestiere serio e tagliente. Ai tempi di Obama, nonostante tutta una serie di difficoltà, l'Europa, ma no, il legame transatlantico, gli inglesi su questi ci hanno fatto, no? I concerti, no, perché indebolirebbe il legame transatlantico. Alla fine, sotto sotto, durante la presidenza Obama, il messaggio, il sottotesto, come direbbero gli inglesi, the subtext, era: sentite, basta che facciate qualcosa, fatela. Del formato ci interessa poco, ma fatela. Era chiaramente, no, un messaggio ambiguo, ma insomma non è che Kohl ha avuto un invito esplicito a riunificare la Germania. Non l'avrebbe mai fatto. Quindi è chiaro che ancora una volta gli ostacoli esterni e le divisioni esterne ci sono sempre state. Ma i meglio europei sono bravissimi a essere i loro nemici di se stessi. Allora, un esercito europeo no, non determina, dipende da come viene gestito e presentato, ma un esercito europeo non è la fine automatica della NATO. Tanto è vero che la difesa europea si sviluppa in tutto un modo quando, come primo alto rappresentante della politica della pesca, viene nominato chi? Javier Solana, ex segretario generale della NATO. Allora, io non sto dicendo che l'Europa era sotto influenza della NATO, no. Sto dicendo che ci voleva un trade union di qualcuno che già avesse avuto la mano, l'esperienza e anche l'affidabilità per tranquillizzare, come dire, gli altri sulla faccenda della difesa europea. Del resto, la Mogherini, nostra connazionale di cui siamo fieri, era il meglio che potessimo mandare là, è stata mandata via per altre ragioni, ma insomma è veramente, come dire, era il meglio. Non è che si è mossa in modo eccentrico, si è mossa in un modo attento a capire, no, come fare una strategia globale europea. Quindi dipende da come viene gestito l'esercito europeo. E qui vengo alla domanda di Roberto, che ahimè mi tocca tantissimo. Ma perché quando i greci hanno difeso le Termopili si sono standardizzati? Avevano un comando di coalizione e hanno purtroppo continuato felicemente così fino a quando non si sono sbranati nella guerra del Peloponneso, si sono dovuti ingoiare la pace di Nicea, che è la pace dove di nuovo il gran re di Persia proiettò la sua benevola ombra, e la smisero di litigare quando arrivò una dinastia di barbari macedoni. Questa non è una predizione, perché no, ma la divisione persistente poi è fatale. La democrazia è un fiore molto fragile. Chi ha dominato la scena politica per millenni è stata la monarchia ellenistica, lanciata da quel visionario globalizzatore regionale che era Alessandro il Grande, che ha capito al volo che cosa andava preso dalla Persia. E infatti i Cesari copiano quel modello. Quindi è vero che all'epoca gli armamenti erano molto più standardizzati di oggi, perché eccetera eccetera, questo è vero, ma è l'unità di comando che no, che no.
che cosa deve succedere. Noi siamo certamente, ormai si è capito che non c'è bisogno di smembrarci, basta tenerci divisi. I russi sono bravissimi, la loro potenza militare è un'ombra di quella dell'Unione Sovietica, ma sapendo quanto sono deboli, fanno di tutto per giocare al meglio la partita. Hanno evitato loro sì di venire disintegrati di fatto ai tempi di Yeltsin, si sono dati una cura pessima perché purtroppo Putin in 12 anni non ha cambiato quasi nulla del modello economico russo, che non è più sovietico. Putin è un grandissimo politico, lo dico subito, non twitta, quaglia. Poi come tiene il suo paese, questi sono i frutti dopo 12 anni di super Putin. Ma Putin sa che basta poco per non sbilanciare gli europei. Ma com'è possibile che in Libia noi abbiamo i francesi, alleati della NATO, che lavorano con i russi? Tutto questo passato sotto silenzio dalla nostra amabilissima stampa che parla dei gilet gialli, dell'aspirante ministro degli esteri, del franco se e fa, e non nota che i russi ci hanno aggirato da sud, mentre noi ancora stiamo a guardare l'Ucraina temendo per i paesi baltici. Siamo scemi. E i russi, che sono dei professionisti, perché Lavrov è un grande professionista, basta uno schiocco di dita e siamo confusi come headless chicken, direbbero gli inglesi, come galline decapitate. Brutto. I cinesi sono più fini, se lo possono anche permettere, sono più forti, e quindi la diplomazia delle mascherine è una cosa più morbida. Hanno i loro problemi, ma sanno, e per decenni prima di Xi Jinping hanno sperato che l'Europa fosse un partner globale con loro in qualche modo, come di una donna di cui si è innamorati, dopo un decennio si sono stufati, mi sembra, come dire, ahimè. Gli Stati Uniti in fondo anche oggi non è che hanno qualcosa di speciale contro l'Europa. Hanno qualcosa contro la Germania, oggi. Allora, i modi possono essere, come dire, così, ruvidi. Ma la Germania è l'unico paese europeo che, dopo essere stato sconfitto due volte in due guerre mondiali, è capace di proporre un modello industriale autonomo. Cioè, Industrie 4.0, Industria 4.0, non è Internet of Things. Gli americani lo sanno benissimo, e anche i tedeschi. Ma i tedeschi fanno come gli italiani dopo il 45, camminano raso muro, insomma, per evitare di offendere suscettibilità, e poi, come avete visto, è arrivato un uomo d'affari che molto brutalmente ha detto: voi esportate troppo, basta, mi state antipatici. Insomma, se uno deve ragionare così, ragiona così. Allora, l'Europa è un paese maledettamente anti-egemonico. Non sopporta le egemonie. Soprattutto non le sopporta dopo il 600. Non le ha mai sopportate. In questo i francesi hanno, come dire, un grande merito. Lo dico, come dire, così con ironia da storico. Sono gli unici che si sono opposti ferocemente contro l'egemonia degli Asburgo, che era continentale. Sono gli unici che hanno rotto le scatole perché i tedeschi non fossero egemoni. E hanno tentato di essere egemoni anche loro, e infatti ci sono state le coalizioni per smontarli. L'Europa è un paese anti-egemonico. L'egemonia inglese era più esterna, ma alla fine la Germania è riuscita a schiantare l'egemonia britannica a prezzo altissimo. La Russia, insomma, alleata sì, ma non troppo.
siamo un continente o un'appendice di Eurasia, piccola ma veramente, come dire, litigiosa, e quindi anche molto innamorata della propria piccola libertà. Il problema è la grande libertà. Allora, gli strumenti classici sono quelli dell'egemonia, che sia poi formale, informale, soft power, hard power, questo è relativo. E però l'egemonia è una cosa che va giù male. E in effetti l'Europa è stata costruita, tutta la costruzione europea, sempre a colpi di votazioni, consenso, negoziato, compromesso, perché è stata, non abbiamo scelto questa strada perché siamo masochisti, ma perché è l'unica credibile. Quando gli americani ci dicono che siamo figli di Venere, ma dovrebbero ricevere un pernacchio planetario. Siamo 5.000 anni che facciamo guerra noi europei, loro appena da 200 anni. Ma dove credono di essere? Noi siamo pacifisti non perché abbiamo scoperto i figli dei fiori, ma perché sappiamo cosa significa avere una guerra feroce da millenni a casa nostra. La guerra dei 30 anni gli americani non l'hanno avuta. Hanno avuto appena la guerra di secessione, seria, ma insomma, se la ricordano ancora. Noi di guerre di secessione in Europa le abbiamo avute a schiovere. Ecco perché siamo fatti così. E la memoria storica si sta dimenticando a favore di nuovi militarismi e soprattutto neonazionalismi che sono ancora peggio. L'Europa va avanti a crisi? Sì, è vero, va avanti a crisi e a volte le crisi si superano, come la battaglia delle Termopili, come Platea, Maratona, si superano. Poi però bisogna vedere le debolezze strutturali. E lì io spero moltissimo in una giovane generazione che però è minoritaria, perché questa Europa sta spopolandosi. Allora, l'immigrazione non va bene perché no, ci invadono, ma perché i romani hanno mantenuto la cultura latina solo perché erano romani d'occhio puro sangue? No, perché hanno diffuso la loro cultura dei cittadini che erano dei barbari. Questo l'ha fatto già Cesare con i Galli, che erano le brache che sono entrate nel senato romano tra gli sfottò dei senatori. Ma Cesare sì che aveva visione, altro che la Bossi Fini. E già Fini ci aveva provato con lo Ius Soli, perché aveva questa vecchia reminiscenza imperial romana, spero almeno. No, ci dobbiamo suicidare. Noi demograficamente siamo in debito. Gli unici in attivo chi sono? I francesi, con una immigrazione massiccia. Ah, ma c'hanno il terrorismo. Scusate, ma tra il terrorismo e, come dire, un equilibrio demografico che potrebbe essere meglio, cosa preferite? O è un prezzo accettabile? Ah, forse sì, non ve lo dirà nessun francese, però. La Merkel è riuscita a ottenere il suo milione di siriani alla fine, dopo la grande crisi mediatica dei palpeggiamenti sfruttata in un modo assolutamente razzista, no? L'arabo avido che tocca la donna bianca, bionda e ariana. Nessuno l'ha detto apertamente, ma chi ha memoria storica certe cose se le ricorda. E la Merkel, che è un'altra tenace che non twitta, è stata zitta, ha passato la crisi e ha curato un pezzo di demografia tedesca che è in calo. Allora, non mi interessa, come dire, l'esame di italiano al calciatore che è uno. Mi interessano scuole che per Diana diffondano la cultura. Perché? Perché poi è chiaro che sarà assimilata in tanti modi, ma nel frattempo c'è. E lo vedo perfino a Roma, lo vedo, dove peraltro le scuole elementari italiane sono di eccellenza, che ne dica quella sciagurata della Gelmini. Io posso fare dei confronti europei proprio diretti, mia moglie è insegnante elementare europea, quindi mi spiace, non abbiamo 3 insegnanti per classe per occupare dei posti. Non è così. Questa è una delle poche garanzie che abbiamo di diffondere la nostra cultura, che merita di essere diffusa, perché è una cultura di valenza globale. Ma se non ci pensiamo nemmeno noi, ma perché ci deve pensare qualcun altro? Non ho capito.
L'Europa ha questo problema. Allora, Orban sta facendo una politica demografica. Ma tutti noi sappiamo che una politica demografica ci mette dal quarto al mezzo secolo per vedere dei frutti. Io voglio vederle poi tutte queste ungheresi che fanno come le mamme ai tempi del fascismo con 10 figli. Mi diano le cifre, io sono pronto a vedere quanto sia efficace questa politica demografica. Ma se uno pensa di mantenere l'Ungheria solo per gli ungheresi, ho un problema. Quindi siamo in una situazione già demografica seria. Se i giovani sono dei panda, come può cambiare una società di vecchi? Questa è una domanda terribile, ma la difesa europea si fa con l'esperienza dei vecchi, ma poi con la spinta dei giovani e tante altre cose molto più importanti anche, se vogliamo. Quindi siamo in questa situazione qua. Io penso che questa grossa crisi che abbiamo avuto con questa presidenza forse verrà, lenita da un presidente democratico. Ma credo che certe faglie sono strutturali e forse questo permetterà di muovere qualche cosa in più, in modo non necessariamente antagonista, ma concreto e pratico. E secondo me, appena gli americani vedranno che gli europei investono nella difesa in modo concreto, perché poi fanno delle cose, metà delle polemiche sul burden sharing spariscono. Certo, e se non c'è coincidenza di obiettivi su alcune cose importanti, questo creerà delle frizioni, ma siamo sopravvissuti anche a questo. Ci sono stati importanti che hanno detto no all'invasione dell'Iraq, tra cui l'Italia, che non ha preso la posizione franco-tedesca, ma che no, non è andata in Iraq con l'invasione, è andata dopo e ha fatto il suo dovere fino in fondo, e anche bene, peraltro, perché poi in questo noi siamo capacissimi. Quindi non sono un pessimista per fare lo scettico blu. Penso che qualcosa sia possibile. A volte sfuggono segnali deboli, che è quello che dovremmo guardare di più. Politi, posso, questa sarebbe la perfetta conclusione di questa lezione, ma io vorrei approfittare della tua presenza, che non mi capita sempre, non ci capita spesso di avere una tua competenza a disposizione, se mi aiuti a capire come è nata l'ultima operazione congiunta militare che gli europei hanno fatto, alcuni paesi europei, e che se no è il 2011, l'intervento in Libia contro Gheddafi. Devo dire che tanti guai produsse agli italiani. Oh, mamma mia. Sì, io lì francamente avrei bisogno, non sono riuscito mai a capire bene come è nata quella sciagurata vicenda. Sono molto interessato il tuo parere su questo. Questa devo dire è proprio una, come al solito, la freccia del parto, direi. Allora, il contesto è quello delle rivolte arabe. Quindi certamente non lo chiamerò mai primavera araba, ho ricordi troppo brucianti della primavera di Praga, quindi il sottinteso è fate, poi i carri armati vi spianeranno, quindi non è quello che io veramente mi sono augurato. Certo, le rivolte arabe del 2011 sono rivolte che sono molto simili al 1848 in Europa. Alcune funzionano, altre no, insomma, molto, molte cose uniscono e molte dividono, non solo negli esiti. La cosa importante è, diciamo, come nasce con una cosa assolutamente, se l'ONU è, come dire, un posto diciamo così di gentiluomini, cosa su cui ho dubbi, ma insomma un posto presentabile, l'ONU passa una risoluzione il 26 febbraio 2011 congelando le risorse di Gheddafi e della sua famiglia, dei suoi satelliti,
e addirittura investendo la Corte Criminale Internazionale, quella che l'attuale presidente americano non vuole, per investigare su eventuali crimini contro l'umanità. E a questo punto succede che dopo questa risoluzione, quindi capite bene che le risoluzioni ONU sono sempre un affare che passa dal Consiglio di Sicurezza, quindi tutte e cinque i grandi devono essere d'accordo. Allora quest'altra risoluzione autorizza l'uso di tutte le misure necessarie per prevenire attacchi contro i civili. Allora, che Gheddafi abbia detto che avrebbe sterminato come topi l'opposizione è indiscutibile. Che però ci possano essere state delle manipolazioni mediatiche su alcune presunte fosse comuni, beh, non è escludibile. Fatto sta che a questo punto, visto che c'era un'autorizzazione a prevenire degli attacchi contro i civili, e il 12 marzo 2011 parte una coalizione in ambito NATO. Non è un'operazione NATO vera e propria. La NATO fornisce una guida perché c'è un'autorizzazione al Consiglio di Sicurezza. E quindi ci sono i canadesi, gli americani, i francesi, gli italiani e pochi altri. Ci sono gli olandesi, ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti, a proposito, ma questo è, come dire, un dettaglio. Ci sono i danesi, però... Che cosa succede a questa operazione che poi, diciamo, si divide in sotto-operazioni nazionali? No? Queste operazioni continuano per un certo periodo di tempo e alcune spettacolarmente finiscono molto presto perché gli stati in questione hanno finito le loro bombe. Bombe stupide se ne hanno ancora tante, ma quelle migliori sono chiaramente le bombe guidate e quelle costano. Il che mi fa ricordare moltissimo la regia aeronautica dei bei tempi del Pelatone, tanti aerei, ma poi la logistica era insufficiente. E noi facciamo esattamente la stessa cosa, non solo noi italiani. Cioè, ripeto, gli americani sì che hanno la logistica. Io l'ho visto quando ero consigliere politico della KFOR in Kosovo, cioè anche un esercizio su, diciamo, teorico sulla mappa, e quando si trattava di avere dei tempi di risposta e di movimento di un contingente, le differenze erano abissali. Quindi ecco perché per ora abbiamo bisogno della NATO in modo molto concreto. Allora, l'Italia non era molto d'accordo. E non poteva essere molto d'accordo, era un trattato di amicizia con la Libia. E l'Italia si è opposta inizialmente all'operazione, ma poi non se l'è sentita di negare l'uso delle proprie basi. È una scelta chiaramente politica, e non è una scelta politica tanto per dire, è una scelta di alta politica. Cioè uno può essere d'accordo o contro, ma i motivi per dire va bene, non partecipiamo, però le basi ve le diamo, sono evidenti. Peraltro è uno schema assolutamente simile a quello che noi abbiamo seguito in Iraq, dove ci siamo risparmiati molti problemi, e però lo schema è simile, ma la situazione è diversa. Con l'Iraq non avevamo un trattato di amicizia, cioè, e di non aggressione, cioè, questo è un fatto pesante, è un fatto che peraltro nel mondo arabo non poteva non essere notato. Non volevamo entrare in una guerra che non ci piaceva, anche perché, come dire, avevamo altre grane. Dopo l'operazione iniziale è iniziata l'operazione di embargo Unified Protector,
Ma la guerra è continuata. Perché? Perché i bombardamenti hanno segnato un punto di svolta nella guerra civile libica. Perché a un certo momento la coalizione di tribù, di interessi, di famiglie allargate che sosteneva Gheddafi, ha cominciato a capire che Gheddafi non era più il futuro. C'è stato questo cedimento del morale delle truppe governative. Come noi sappiamo, Gheddafi aveva tentato invano di creare un Homo Libicus dall'insieme di tribù della Libia, con la sua famosa rivoluzione verde, con il suo libretto verde, che noi, non ricordo a quel tempo, noi italiani sfottemmo ferocemente. Avevamo ragione da una parte, ma insomma non avevamo capito che Gheddafi voleva fare come Clistene, mescolare le tribù in modo da creare Atene. Ma è quello che hanno fatto anche i romani. Cioè, finché c'è una struttura tribale non si può fare niente di meglio. E il povero Gheddafi è una figura tragica da questo punto di vista, anche se è stato un feroce dittatore, è rimasto prigioniero della struttura tribale che non poteva modificare. Punto. La società non era pronta, non lo ha seguito, non funzionava così. Fallita la dittatura che, no, scuoteva il sacco continuamente per bilanciare interessi e cambiare rivali potenziali, la Libia è collassata esattamente come la Somalia. Il paragone è facile con Siad Barre. Ma il paragone diventa ancora più indigesto quando pensiamo che è collassata come la Jugoslavia. Oh Madonna, ma non era europea la Jugoslavia? E infatti le spiegazioni frettolose sono state: vabbè, ma i Balcani si sa, sono tribali. No! C'è un problema di una dittatura che cerca di creare uno Stato ma non ci riesce. C'è un governo, ma non uno Stato. Lo Stato, noi italiani lo sappiamo, noi europei continentali lo sappiamo benissimo, ha un elemento di terzietà. No terzietà, no Stato nazionale. E questo è il dramma della Libia. Ma infatti la Libia, quando divenne indipendente, dall'ONU fu creata federale, subito. Non si è federali per divertimento, si è federali per necessità, come la Nigeria, come gli Stati Uniti, come la Russia. Perché? Perché si è troppo diversi, come la Germania finalmente. Federale con monarchia costituzionale. Poi il simpatico re Idris fece, come dire, carne di porco e fu buttato giù da un giovane colonnello che era una persona onesta e integra che voleva fare una Libia nuova. Sappiamo come è finito, male. Allora, il problema è che nessuno voleva poi mettere il ditino nell'ingranaggio libico. Perché? E perché abbiamo scoperto a nostre spese che ci sono voluti 20 anni per avere il successo del Kosovo e della Bosnia, dove abbiamo investito fior di quattrini e di soldati per chilometro quadro. Quando non lo abbiamo fatto come in Afghanistan, eccoli qua i risultati. L'Afghanistan è sempre stato sottocapitalizzato. Poi è arrivato l'Iraq ed è stato il colpo di grazia. Fosse stata solo quella la guerra, i talebani non sarebbero più rientrati forse. Ma così, e quindi, non mettendo il dito nell'ingranaggio libico, che peraltro sarebbe stato un bel pozzo senza fondo, voglio dire, perché già, no, e adesso in coso, l'ex Jugoslavia è un paradiso dal punto di vista della sicurezza hard, quella mafiosa non ne parliamo, ma l'Afghanistan ancora oggi è una cosa infinita. L'Iraq è stato perso, gli americani hanno perso la pacificazione in Iraq nel 2004. Fortunatamente anche Bin Laden, Al-Qaeda, ha perso il consenso politico iracheno. Però non è, come dire, una gran consolazione. Gli Stati Uniti sono partiti per vincere la pacificazione dell'Iraq. E hanno fatto tutto l'opposto di quello che hanno fatto in Italia.
dove infatti ancora ci sono. E non puoi cacciare tutti i baathisti dicendo vi caccio e vi rendo disoccupati. Loro nonni erano più furbi. Quindi la Libia è nata così e naturalmente c'è stata una scommessa politica americana molto forte, scommessa rischiosa, che infatti abbiamo visto come è finita. Cioè, è evidente che Barack Obama avesse capito che la vecchia generazione di dittatori era finita, e la Tunisia è stato un segnale chiarissimo, e ha puntato sulla leadership dei Fratelli Musulmani come leadership di ricambio. Ma non c'è nulla di strano, eh? Gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, gli anglo-americani, prima davano le armi tanto ai titini quanto ai cetnici, poi alla fine hanno detto no, guarda, i cetnici, come dire, they deliver, quagliano, fanno, Tito, scommessa vincente. In Egitto però la leadership dei Fratelli Musulmani si è rivelata disastrosa, proprio sotto tutti i profili. Quindi questa è stata la grande scommessa americana di ristrutturare un pezzo di Medio Oriente, non con l'invasione dell'Iraq, ma con un cambio di regime generalizzato. Ed era del resto l'unica elite che avesse un minimo di struttura, perché altrove va bene che saranno brutti, antipatici, gli israeliani li odiano, i paesi del Golfo li bandiscono, però fatemi vedere dove tutta sta gente di ricambio. All'epoca era una scelta quantomeno pensata. Questo non significa che non si facciano degli errori pensandoli bene, ma insomma. Poi c'è stata invece la fregola francese di dire adesso in Siria vabbè non è andata, ma qui dobbiamo cogliere l'occasione. Perché? Ma perché è chiaro che se vedi che il Sahel ti sta sfuggendo di mano, perché dai tempi di Sarkozy, sempre un presidente, diciamo, chiamiamolo di destra per quello che vale oggi la parola, che dice la France-Afrique è finita, e dove metti un piede a terra? La Libia non è una cattiva idea, è solo che poi ci devi stare. Allora, quando gli altri hanno visto che i russi, che hanno imparato in modo indelebile per ora la lezione dell'Afghanistan, sono intervenuti questa volta sì in modo più chirurgico in Siria, c'è un fior di libro sulla guerra siriana scritto, tradotto dal russo, senz'altro in inglese ma anche in italiano credo, da una diplomatica russa, che spiega chiaramente dal punto di vista russo che cosa hanno fatto loro. Allora gli altri hanno detto, ma forse in Libia si può fare. È semplice da pensare, ma difficile da combinare. Insomma, anche Cesare in Gallia per poco non ci rimetteva le penne. La situazione è molto simile. Quindi i francesi hanno premuto moltissimo, anzi hanno fatto partire i loro aerei quasi prima di tutti gli altri, insomma ci hanno messo fretta, e adesso sono impantanati. I turchi hanno anche loro le loro spinte, ma hanno un'economia che sta andando oltre la china, e i russi basta che buttino un par di mercenari e hanno già portato a casa il loro, non hanno vinto, hanno portato a casa il loro risultato. Gli americani ci hanno perso un ambasciatore, ci hanno fatto tutta la polemica sulla Clinton, ma chiaramente insomma avrebbero altro da fare, e noi ci troviamo con questa situazione dove francamente potremmo fare molto di più, però francamente fare molto di più significa prendere dei rischi molto più consistenti. Altro che ospedale da campo. In questo momento chi sta facendo il lavoro sporco per noi, come italiani, sono i turchi. Loro stanno proteggendo il GNA, chiaramente per i loro interessi, mi pare ovvio. Ah, ma noi siamo trattati male dai turchi. E chi si fa agnello, il lupo se lo mangia. Proverbio contadino di solida memoria. Pastorale.
Se fossi andato con 3 battaglioni, no, però 3 battaglioni significa che poi hai dei morti perché ti fanno l'attentato, il rapimento, cioè questo va messo in conto. E infatti anche i turchi non è che mandino molti dei loro connazionali, fanno il riciclaggio del jihadista secondo l'economia circolare, hanno imparato tutto dalla Greta. Il jihadista mica si butta, come, no? Si usa tutto. Quella è la circolarità del jihadismo. Non serve più in Siria, va in Yemen. Non va bene in Yemen, lo mandiamo in Libia. Ah, però sono terroristi, attenzione. grazie Politi, devo dire molto, molto esaustiva la sua risposta. Grazie. Grazie a te. Secondo me ormai abbiamo una moria di ascoltatori. No, c'è però una domanda, c'è una domanda di Lorenzo Braganti. Che forse allora, dico subito, sì, non mi ricordo adesso il titolo, credo che sia... Vabbè, diciamo, nel titolo la parola Siria c'è, la diplomatica si chiama Maria Khodinskaya Golenescheva ed è una delle speechwriters di Lavrov. Ecco, tanto per dirvi l'ambiente di lavoro di questo signore, di tanto in tanto alle riunioni dice: non vi pago per sentire le mie idee, che cosa avete da dirmi di nuovo? Chiaro. Questi sono i grossi calibri con cui i ministri degli esteri europei si devono confrontare. Questi sono i calibri, il resto sono boiate, capito? Ecco. Francesca, a te la parola. Microfono. Adesso arriverà il collegamento. Non riusciamo a sentirti, Francesca. No, è che ha dei problemi di connessione, l'ha detto prima, quindi il collegamento riesce a essere allora, in video, ma allora, non riesce a farci aspetta, sentire. Aspetta, noi come ringraziarti, Politi, a questo punto, perché ci hai fatto... francamente una lezione inconsueta, brillantissima, devo dire, grande profondità. Io aggiungo che sono sicuro che avremo altre occasioni per incontrarci, sentirci, perché ritengo davvero prezioso questo tipo di contributo. Grazie di cuore, Politi, e ovviamente lo faccio a nome anche di Roberto e di Francesca. Ciao, che... speriamo di rivederci. Ci vediamo allora prossimamente, ok. Grazie mille. Grazie a te, grazie, Francesca. Grazie mille per tutto. Farruccio. Ciao.